Non punibile a determinate condizioni il suicidio assistito. È questa la decisione tanto attesa della Corte Costituzionale a proposito del processo in cui è imputato Marco Cappato per il caso DJ Fabo. Cesare Cavoni. La Corte Costituzionale ha deciso, ritiene non punibile, ai sensi dell'articolo 580 del Codice Penale, a determinate condizioni, chi agevola l'esecuzione del suicidio autonomamente e liberamente formatosi di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. E si è verificato quello che era prevedibile, e cioè già nell'ordinanza della Corte era stato definito un'ipotesi di suicidio assistito legittimo attraverso alcune condizioni, e la Corte ha sostanzialmente confermato, in quanto il Parlamento non è intervenuto con una legge. Qui c'è un grande rammarico, perché viceversa si sarebbe potuto impedire questo pronunciamento con una legge del Parlamento, che avrebbe anche potuto mitigare la soluzione della nostra Costituzione, anzi della nostra Corte Costituzionale. Il tema adesso è molto impegnativo, perché significa che in effetti entra nell'ordinamento italiano una forma di suicidio assistito che, in quanto assistito, coinvolgerà altri soggetti, ed è presumibile che questi soggetti coinvolgano il servizio sanitario, e questo è davvero devastante, perché il nostro servizio sanitario ha sempre tutelato e curato i più deboli e più fragili, e soprattutto i medici credo non verranno meno al loro giuramento, il giuramento di Ippocrate, che gli richiede di non somministrare veleni neanche al paziente che ne faccia richiesta.